Salve ragazzi, io sono Painmaster e siamo di nuovo su Resident Evil 7. Nello scorso episodio abbiamo affrontato una boss fight piuttosto impegnativa e abbiamo recuperato questo pezzo di statuetta del bue che ci servirà per aprire la nostra via di fuga. Quindi, siccome questa stanza l'ho già esplorata, direi di andare direttamente a provare a utilizzare questo oggetto chiave per andare avanti nel gioco. Anche se temo che mi aspetterà già direttamente dietro questa porta qualcosa di spiacevole. Ah, queste sono le foto di prima. Ah, c'è scritto dietro qualcosa. 25esimo anniversario di matrimonio di Jack e Marguerite. Lucas, febbraio 2013. Quindi nel 2013 loro erano normali. O almeno dalle foto sembrerebbe. Mettiamo qua il nostro oggetto. Wow, è enorme questa casa. Le porte si chiudono da sole, beh, non è un problema. Sparami, sparami. Qua c'è un'erba. Mi devo fidare? Beh, a questo punto so che ce n'era un'altra di queste statuette qua in giro. Vado un momento a sparargli e arrivo subito. Eccolo! L'ho recuperato. Spero che ciò sblocchi qualcosa che non sia un solo uno spreco di proiettili. Apriamo l'armadio, vediamo che cosa contiene. Polvere da sparo. Interessante. Ah, che cos'altro? Ah no, nient'altro, solo per chiudere l'armadio. Bella questa statuetta. Un'altra moneta antica, fantastico. Poi la metterò assieme all'altra. Ah, c'era un telefono, non me ne ero neanche accorto. Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Ok, quindi questa Zoe che ci telefona fa parte della famiglia, però non compare nei ritratti di famiglia. E se fosse anche lei infetta, non so se c'è da fidarsi. Ah, qua c'è una porta inquietantissima. L'analizzerò dopo, prima finiamo di guardare tutte le cose. Ah, qui ci dice che è scomparsa una certa Ellen Midkiff, che è una studentessa e fa parte del più di 20 sparizioni che sono avvenute in questi anni, in questi due anni, in questa zona. La data è del 2016, quindi hanno iniziato a scomparire nel 2014, un anno dopo, ho sbagliato tasto, un anno dopo la foto di famiglia. Quindi sono infetti da un bel po' di tempo. Fluido chimico, può sempre tornarci utile. Qui che cosa c'è? Devo metterci la moneta? Un momento, non ho capito cosa devo fare. No, immagino che questo non sia l'oggetto che devo utilizzare, devo metterci qualcos'altro. Sì, devo sicuramente proiettare qualcosa che faccia l'immagine precisa di questa aquila. Mi era venuto un colpo perché avevo visto di sfuggita l'attaccapanni. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Nell'attaccapanni c'è un fucile! No, era una trappola. Me lo dovevo aspettare. E ora come cavolo me ne vado? Perché un solo colpo? Non avevo un'intera scatola. No, era un solo colpo in quella scatola. Fantastico. E ora come me ne vado? Mi sa che mi tocca rimettere il fucile in mano. Eh sì, devo trovare un oggetto da sostituire a quel fucile. Poi ci penserò per bene.
C'era da aspettarselo, questa porta è chiusa. Quindi abbiamo da scegliere semplicemente se andare da questo lato o da quest'altro. Ma presumo che entrambi portino esatto allo stesso punto. Però in quella parete ci sono dei quadri che voglio vedere. Magari c'è qualche indizio. No, però fantastici riflessi sul vetro. Sembrano quadri veri. Niente di speciale. Una foto. Evelyn, 2 maggio 2014. E chi è Evelyn? Ah, qui ci sarà un altro enigma. Libri, chissà se sono libri veri. Wartime, photojournalism. Ah, ce ne hanno due copie di Wartime Photojournalism. Di qua niente di entusiasmante. Oddio, una vecchia. È quella vecchia di prima, quella che stava al tavolo. E mi segue con lo sguardo, però non ci posso interagire. Posso ucciderla, no? Mi sa che è una cosa brutta da fare, meglio non farlo. Andiamocene direttamente via qui. Da un balcone, posso buttarmi di sotto? Ok, che suoni erano quelli? Ho sentito parlare. Un casco da football. Oddio. No, 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 no. Ah, qui è ancora una porta che non posso aprire. Questa posso, è vuota? Sento delle voci. Un'altra moneta antica, un altro coso a cui sparare. Margaret, sposta quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso dal salone all'area di trattamento. Spero che non si stiano riferendo a me. No, un'altra VHS, no. Ho un brutto rapporto con le VHS in questo gioco. Testa di cane blu dentro il libro. Ah, è un semplice diario con scritte cose che sono accadute in passato. In questa casa praticamente c'è stata una tempesta, è arrivata una nave nella zona e Lucas ha dato una mano a rinforzare un po' le porte e le finestre. Mettiamo questa videocassetta, si intitola Mia, quindi tra l'altro ho pure finito io spazio nell'inventario, dovrò tornare indietro. Spero che sia interessante. Ethan, please watch this. Ah, ok. Allora era proprio per me. Puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Ah, la sto utilizzando io, ok. Devo scappare. Dove cavolo vado? Di qua? Non posso andare neanche di qua. Dove vado? Ah, ok, dopo un po' si è aperta. Ok, bastava sforzarsi. No, 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 non ti chiudere, maledetta! Ma dai. Da dove passo qui? Vieni qui, mammina. Oddio. No.
Sono pure bambine inquietanti in questo gioco. Corri, corri, scappa. Sono stanche. Stanca. Stufa delle tue stronze. Devono scoprirmi. Cavolo, no, 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 no. Oddio. Torno nella tua stanza immediatamente. Eh no, però, come hai fallito? È una UHS, non posso aver fallito, è registrata. Trova oggetti dietro a cui nasconderti per evitare Margaret. Proverò. Era tutto così buio anche prima? Non so se qui sono nascosto. Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo? E un tetto? No, io non sono qui. Vattene. Non riesco proprio a capire. Proprio per niente. Questo è un dono. Sì, sì, hai proprio ragione. Ora me ne vado però. Questo quadro, maledetto quadro. Ed è anche qui. Ti sparerei in testa avessi un'arma. Che cos'è? Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. Oddio. Non riesci a capire. O forse non c'è di forza assolutamente. Dove mi nascondo ora? Cavolo, cavolo, cavolo. Quindi era un loro piano malvagio, quello di convincere Ethan a venire in questa casa. Oddio no, mi ha visto. Mi sono mosso troppo velocemente. Oddio no, perché mi sono fatto vedere? No, non guardare di qua, non guardare di qua, per favore. Cazzo. Oddio. Ah, maledetta vecchiaccia. Premi X per voltarti velocemente. Ah, sì, è vero. È vero. Me ne ero quasi scordato. Ok, devo scappare, nascondermi, nascondermi. Ora aspetterò un po' di più prima di muovermi, perché non voglio per niente rischiare. Ah, ok, qua che sarà arrivata la nave di cui parlavano durante la tempesta, cioè la nave, la barca. Ok, dubito che una nave intera. Ma cavolo! Va bene! Ma allora dove cavolo mi devo nascondere? Magari nell'armadio, è possibile? No? Da questo lato forse. Cos'è? Prendilo. Non lo prende. Che cos'è? Ci sarà qualche motivo per la quale me lo fanno raccogliere? Eccola. Ok. Metodo vincente è sempre questo. Vai in una zona che hanno già controllato, perché non la ricontrolleranno due volte.
ma è tutto chiuso, maledizione. Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ma che gentilezza. Ma non li voglio, vattene! Cosa fai? Ok, qua. Ah, se n'è andata, ce ne ha messo di tempo. Ok, che cosa devo analizzare qui? Ah, devo fare il giochino, devo farlo diventare un ragno. Ok. Così, così, quasi. No. Più. Un po' più così. Dai, ci sono. Ah, ok, devo confermarlo io. Conferma. Tutto questo tempo pensavo che si attivasse da solo. Ok, ho sbloccato quello che serviva. E qua, questo che cos'è? Ci sarà un motivo, ma non lo so qual è il motivo per la quale me lo fanno raccogliere, ma non me lo fanno tenere. Andiamo in questa stanza segreta. Molto stretta, tra l'altro. Dove mi sto infilando? Sono dall'altro lato, ok. Vuole che diventiamo una famiglia, dannazione. Dai, però, è tornata. Devi fare e accettare il suo cazzo di dono! E non voglio niente da voi, andatevene via. Ma cosa? Non mi può aver visto. Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Non voglio. Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei troppo stupida per capirlo. E dai. Credi che la piccola Ivy possa sopportare queste stronzate per sempre? Ne ho abbastanza di questi stupidi giochetti, mi hai sentito? Mi hai sentito, mi hai sentito! Se n'è andata? No, vedo ancora la luce. Dove sta andando? Ma perché torna qui? Ma che problemi gravi ha questa? Io posso fare questo giro all'infinito, lo sai? Però preferisco andarmene. No! Cos'è, una foto? Magari una di queste Zoe. E tu dove credi di andare?
Ah, sono riuscito a finirla la VHS, meno male. Che ti hanno fatto, Mia? Più o meno l'hai visto che cosa le hanno fatto. Ah, qua c'è un secchio vuoto dell'immondizia. Cioè, è pieno, però non c'è dentro niente che possa utilizzare. Io quasi quasi tornerei giù a salvare e a liberarmi della monetina. Spero che si possa da queste parti. Ah, meno male, c'è una cassa che posso distruggere. Con dentro munizioni, che non è un bellissimo segno. Qua immagino che io ci debba infilare una chiave, che non ho. O la devo rompere. No, mi serve una chiave. Tornerei al piano di sotto, volentieri. Non posso da questo lato. E da questo lato non posso, meraviglioso. Ah no, forse posso buttandomi. Ma non so se è il caso adesso. Potrei combinare. Ok. Ah, posso fare anche la polvere da sparo più fluido chimico. Fanno munizioni. Facciamolo. Così almeno libero un po' di spazio. Ah, posso avere massimo tre soluzioni mediche. Quindi allora è il caso di fare altri proiettili. Così ho un po' più di spazio nell'inventario. Qui non c'è dentro niente. Ah, un altro bagno. Nessun oggetto, niente di particolare. Ah, qui si può aprire. Altre munizioni. Troppe munizioni. Cos'è sto liquame nero? Un'altra moneta. Devo solo capire che cosa me ne devo fare. Ah, posso tirare lo scarico. Scultura di legno. Sì, ma io non la raccolgo, sta nel putrido. Immagino che mi serva per il giochetto delle ombre. Esatto, chissà cos'è sto schifo. Mi sa che la scultura mi serve per il giochino delle ombre al piano di sotto. Il fatto che questo colore mi sembra quello del mostro della demo. E se mi hanno dato così tante munizioni, un motivo ci sarà. Quindi io mi tengo pronto ad ogni evenienza. Oddio! Sei impressionante, non credi? È molto meglio che morire. La mia piccola. No, no. Come vedi, la famiglia è solo una parte del suo dono. No, 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 no. Ma che In dono è parole dono? povere Via. vuol dire che sei fottuto. Ma anche tu adesso ti ammazzo di nuovo. E dai, non mi aspettavo che tornava adesso. Me lo aspettavo che tornava perché non mi dava tutta quest'aria di essere morto. Sono pieno di munizioni, tanto vecchio. Andiamo, andiamo. Che cavolo gli succede? Poi dove le recupera tutte queste armi? Un'erba. Voglio provare a scendere da quell'altra scala prima di andare avanti, perché magari mi porta in qualche posto interessante. Ah no, mi ha semplicemente riportato qui. Dove posso sbarazzarmi delle monetine. E anche della cassetta, ormai non me ne faccio più niente. Però prima di concludere l'episodio voglio almeno sbloccare la porta che stava al piano di sopra. Cioè, salvo, però poi sblocco quella porta. Tra l'altro, salvando mi sono accorto di questo qui. Chissà che cosa sbloccherò spaccandoli tutti. Tanto so che me ne mancherà sicuramente uno e dai, no! Eccoti qui. Come butta? No! Maledizione, no! Ricarica, ricarica in corsa.
effettivamente mi era sembrato troppo facile averlo sconfitto così. Ma vai via, ma altro che soli soletti. Ok, è rimasto lì a vomitare sangue. Devo sbrigarmi a fare l'indovinello. Dov'è che era? Qua, preciso, perfetto. Era questo, sì. Ok, devo trasformarlo in... Come cavolo faccio a trasformarlo in un uccello predatore? Così. Sì, ce l'ho fatta. Chi l'ha costruita? Ah, non farti domande. Gli enigmi nei Resident Evil sono sempre così. Ancora non hai visto come chiudono le porte nella stazione di polizia di Raccoon City. Ma questo è esattamente... No, non è esattamente dove si era persa Mia. È un'altra zona della casa. Altre munizioni, quindi immagino che tornerà presto. Sento già i rumori. Ah, ciao. Psicostimolanti per trovare gli oggetti. Addirittura... Toh, un frigo che non è completamente lurido. Non sprechiamo i proiettili. Ci saranno altre occasioni in cui sprecarli. Toh, un'erba nascosta. Non mi servono oggetti strani per riuscire a trovare ciò che mi serve. Oddio, è inquietantissima sta cosa, ma ha due teste. E non ho niente per aprire questa porta. Tra l'altro questi sono sicuro che sono i tizi che sono scomparsi. Esatto, sono altre vittime. Chissà di chi sono in realtà queste foto, saranno membri del team di sviluppo. Cassetto vuoto. Lavagnetta, vediamo cosa c'è nella lavagnetta. Un disegno di un bambino. Marito e moglie in vacanza. Tre studentesse, tutte marcite. Lucas è un idiota. Un senza tetto mutato in 3 giorni. Stanno mutando persone, questi sono i loro esperimenti. No, dai, non la posso aprire la cassetta. E come la apro? Un'altra moneta. Ah, sarà qui dentro. Che schifo, mio Dio! Ok, questo non me lo aspettavo per niente. Non so esattamente come andare avanti, quindi direi che torno a salvare e questo episodio lo terminiamo qui, anche perché sono successe comunque diverse cose. Ci metterò una vita adesso a passare in questa intercapedine nel muro. Se compare di nuovo il tizio, però mi arrabbio. E beh, per questo episodio penso che possa anche essere tutto, perché comunque sono successe diverse cose. Posiamo anche questa moneta, anzi avrei dovuto farlo prima di salvare, quindi lo faccio nel prossimo episodio. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!